Ciao Lorenzo, buonasera. Buonasera. Senti, parliamo di birra oggi a Pistoia. Assolutamente sì. Rigorosamente. E qui... di cosa vogliamo parlare? Qui la rastrelliera della birra è fornita. Abbastanza rifornita, direi. Senti, avete aperto in pratica ora. Abbiamo aperto ieri sera e c'è stato il pienone, c'è stato, come si dice a Pistoia. C'erano le scale, pareva uno stadio. Erano veramente, veramente piene e siamo veramente contenti. Senti, birra, sia birra alla spina che birra in bottiglia. Sì, e sono da un po' tutto il mondo, dico mondo perché tra pochino avremo anche l'America. E per ora teniamo alla spina Rigele, che è un birrificio, micro birrificio tedesco, plurimedagliato, tra cui miglior micro birrificio tedesco europeo del 2013. E poi abbiamo birrificio italiano, che è lo storico birrificio artigianale in Italia, l'unico che viene sempre chiamato a qualsiasi manifestazione, concorso internazionale per quanto riguarda il nostro paese. Settimana questa qui abbiamo come ospite la Tipo Pils e come fissa abbiamo la Negredo, che è una lager scura. Però non soltanto birra, scusa se ti interrompo, però vedo lì che c'è un menù a tutto tondo. È un pezzettino del menù. Il menù che è ispirato a come nomi, ci sono tutte cose che riportano a Pistoia, quindi da modi di dire o personaggi che ricordano Pistoia, perché i prodotti alimentari sono fortemente legati al territorio, sono veramente acquistati da piccolissimi produttori locali e fanno su quasi tutti i presidi dello food. Perché voi siete pistoiesi? Io no. Eccoci, no. Tedesco, io... come la birra, no? Neanche, sono pratese. Pratese, ecco. Pratese, sì. Però la zona questa era troppo interessante. Ecco appunto, ma come mai i pratesi stanno scoprendo Pistoia? Ma perché negli ultimi 10 anni secondo me c'è stata un'inversione di tendenza, cioè fino a 10 anni fa Prato era comunque piena di vita, adesso è il contrario, siamo un po' capovolti la situazione, merito, non lo so, delle amministrazioni, degli investimenti che hanno saputo fare, della riorganizzazione del centro storico, però... Purtroppo da Pratese Prato è andato un po' a decadere, mentre invece Pistoia è piena di vita e di movida. Ecco, perché noi siamo a 8 gradini dalla movida pistoiese. Fino a ieri sera sì, eravamo a 8 gradini, speriamo di portarla anche qui, adesso, sotto questi gradini. Adesso la movida è anche qui, quindi siamo dentro la movida. Senti, il primo riscontro della prima serata qual è stato? Soddisfatti al 100%, pieno di gente, la strada qui era tutta piena, e meglio di come ci aspettavamo, veramente, veramente positivo, stanchi ma soddisfatti. Senti, e poi vedo... Sì, facciamo anche qualcosa da mangiare, facciamo schiacciate, panini, taglieri, prodotti a chilometro zero. Senti, quest'estate siete aperti sia luglio che agosto? Sì, sì. Cercheremo di essere aperti il più possibile per sfruttare il periodo estivo, comunque ora a luglio soprattutto, perché cominciamo il periodo pistoiese e quindi staremo sempre aperti, sia a pranzo che a cena. Perfetto. Bene, allora avremo modo di assaggiare anche i vostri panini. Io intanto mi faccio mescere una birra? No. Sì. Stavo mescendo, la stavo. Perché? Spilla! Benissimo, allora abbiamo imparato una parola nuova, spillare. Spillare una birra, sì, esatto. L'importante è che non ci spilli parecchio quando ci fai il conto. No. Assolutamente. Il rapporto qualità-prezzo è altissimo per questo birra, veramente alto. Perfetto, allora assaggio, ciao e grazie. Grazie.